Siamo in collegamento con il sindaco di Gandino, Elio Castelli, che proprio in questi giorni ha sciolto la riserva. Allora si candiderà di nuovo alla guida del paese. Sì, dopo aver parlato con il gruppo in questi giorni, ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi e quindi continuare questa esperienza. E adesso ovviamente con il gruppo si sta pensando alla squadra, che è sempre l'elemento fondamentale di queste competizioni, fra riconferme, rinnovamento della squadra, eccetera, eccetera, che diventa un elemento, credo, molto importante, per cui c'è la volontà di continuare quest'opera per la collettività, il comune a Gandino, e quindi sì, ormai la riserva è stata sciolta e quindi è ormai una cosa ufficiale, ufficializzata al gruppo e quindi adesso ci si prepara alla prossima competizione, sempre con lo spirito ovviamente di fare delle cose nell'interesse generale e soprattutto per arrivare a dei risultati almeno apprezzabili, perché poi sa, come si suol dire, le sconfitte sono personali, le vittorie sono del gruppo, quindi il gruppo diventa veramente importante e sicuramente ci saranno delle persone che hanno voglia di spendersi un po' per il comune. Quindi si prosegue all'insegna della continuità per portare avanti il lavoro fatto in questi 5 anni. Sì, beh, lo spirito è questo. Sa, la nostra è una lista civica nel vero senso della parola, quindi nessuna appartenenza a partiti politici identificati. È chiaro che si fa politica, ma sicuramente lo spirito è quello di continuare le cose che sono state già o parzialmente abbozzate, alcune finite, ma soprattutto sotto il profilo, ad esempio, della sicurezza, degli aspetti sociali, delle problematiche legate alle varie opere da continuare, magari anche pensando anche a qualcosa che per il momento magari è nel cassetto, ma che nel prossimo mandato potrebbe essere preso in considerazione e quindi cercare di completare e di continuare con lo spirito che ci ha contraddistinto, quello di essere almeno al servizio della collettività, cercando di fare il meno danni possibile e di costruire qualcosa per tutti con tutte le difficoltà del momento, ma cercando di superarle, perché poi questo è lo spirito dell'amministrazione e credo che sia quello che abbiamo cercato di trasmettere in questi 5 anni del primo mandato.